13-12, continua a condurre la CMC. È entrato Bartoletti, batte Kreus. Vediamo se Kreus si prenderà questa responsabilità. Sì, tiene però Roberts. Attacca Mengozzi, copertura di Corvetta. Tabanelli cerca ancora Roberts. Muro, vediamo. Cozzi, Conte, è fuori la risposta. 13 pari. San Giustino è riuscito nel momento più difficile a recuperare. Adesso il time out lo chiede Antonio Babini. Ma era scritto da qualche parte che dovesse finire così, direi che è l'epilogo più congruo a questa partita. E dunque 13-13, questo quinto set, partita interminabile. Due ore e 23 minuti di gioco. CMC con Moro in campo come opposto a rilevare Gruzka. E comunque anche Sisley Belluno, Tonno Calipo, 12-10 per la Sisley, insomma siamo lì, via. Riprenderà il gioco con il servizio della Energy Resource, sarà Kreus a incaricarsene e a... Vedremo se l'effetto time out avrà condizionato la battuta di Kreus. Comunque Sebastian Kreus al servizio. È 14-13, la ricezione sbagliata di Norman. Ma io penso Roberts, Nathan Roberts. Che Kreus abbia un conto aperto con Ravenna nei finali di set, perché esplode lui. Vediamo Kreus. Ancora lui, Tabanelli, Corvetta, è fuori, 15-13, San Giustino riesce a far suo l'incontro, 15-13, e dunque due punti per San Giustino, una sconfitta amara, Marco, per Ravenna. Poteva finire in qualsiasi modo, credo che Kreus abbia siglato una serie di giocate di altra categoria, soprattutto per la personalità, la freddezza, sangue freddo con cui è riuscito a esplodere dalla zona di servizio dei colpi che avrebbero messo in difficoltà ricezioni anche fra le più forti del campionato. E dunque partita interminabile qui a San Giustino, i parziali 25-20 per la Energy San Giustino, poi le due